Ciao ragazzi, sono RD e sono un formatore consulente della seduzione. Sono presente sul web con rimorchiadonne.com dal 2008 e sono oltre 11 anni che aiuto gli uomini ad avere maggiori successi con le donne. In questo video voglio darvi 5 consigli su come conquistare ragazze con Instagram, il social network più gettonato del momento. Forse non te l'ha ancora detto nessuno, ma il 2019 è l'anno di Instagram. Siamo diventati tutti quanti schiavi di questo social network e non ne possiamo fare a meno. Nessuno può farne a meno, ragazze incluse. No, dico davvero, guardiamoci attorno. Tutti quanti con il telefono in mano a fare storie, video e foto da condividere sul proprio account Instagram. Instagram non è solo una realtà online, ma si è fusa completamente con la realtà offline. Grazie a Instagram puoi scambiarti il contatto con le ragazze che conosci dal vivo e proseguire il rimorchio online, oppure puoi anche rimorchiare ragazze totalmente sconosciute. Qualcuno potrebbe dire: ma a me non interessano i social network, io preferisco il faccia a faccia, preferisco incontrare ragazze dal vivo, conoscerle dal vivo, eccetera. Nessuno mette in dubbio che conoscere una ragazza dal vivo è sempre la cosa migliore, anche perché è sempre dal vivo che avviene la vera seduzione. Ma come in tutte le cose della vita, c'è un'evoluzione, quindi anche la seduzione si è evoluta. Se per esempio conosci una ragazza, questa ragazza la prima cosa che farà dopo che ti sarai congedato sarà vedere di più sul tuo conto, sarà scoprire di più sulla tua vita. Quindi cosa farà? Andrà a vedere il tuo social, andrà a vedere il tuo nome, cognome su Facebook, su Instagram e quindi vedrà le tue foto, vedrà i tuoi contenuti per capire di più sul tuo conto. I mazzi di rose, le serenate sotto casa. Magari funzionavano prima, negli anni 50, tuo nonno ci ha rimorchiato tua nonna, ma adesso non funziona più così. Adesso bisogna essere attivi sui social, è fondamentale per conquistare una ragazza nel 2019. E da qui partiamo al primo consiglio su come conquistare ragazze attraverso Instagram. E il primo consiglio è proprio quello di curare bene il tuo profilo. Molti ragazzi mi scrivono e mi dicono: RD, puoi controllare il mio profilo se va bene? Poi quando vado a vedere il profilo vedo che è una cagata pazzesca. Perché? Perché non ci sono foto curate bene. Le foto sono fatiscenti. Ci sono foto di gatti, di cani, ci sono foto di paesaggi. Ragazzi, bisogna parlare della propria vita. Se una ragazza va sul tuo profilo e vede immagini di paesaggi stupendi, non gliene frega niente, va su Google se vuole vedere qualcosa, vuole informarsi su un determinato posto o paesaggio. Nel tuo profilo Instagram devi parlare della tua vita, del tuo dietro le quinte, della tua personalità, di quello che fai, di quello che non fai. Quindi è fondamentale curare il proprio profilo secondo determinati parametri. Immagina la vetrina di un negozio. Se una vetrina di un negozio è presentata male, non ci entrerai proprio in quel negozio. Al contrario, se è curata bene, quindi vedi dei bei vestiti messi in un certo modo, curati secondo determinate caratteristiche, allora è molto probabile che tu entrerai in quel negozio. Allo stesso modo, se contatti una ragazza, la prima cosa che farà sarà andare a vedere il tuo profilo. E se il tuo profilo non è attraente, non risponderà mai al tuo messaggio. Quindi è fondamentale, ripeto, fondamentale, lo ripeto la terza volta, fondamentale curare il proprio profilo con belle foto, con foto di qualità, con didascalie accattivanti che trasmettono la tua personalità. Se pensi di conquistare ragazze sul social, quindi con Instagram, e sei inattivo con Instagram e pubblichi una foto ogni morto di papa e questa foto non è neanche bella e non trasmette niente di te, allora sarà molto difficile conquistare una ragazza con Instagram. La cosa che devi tenere sempre a mente è che in ogni foto che pubblichi sul tuo profilo Instagram devi essere tu il protagonista. Quindi va bene il paesaggio, ma se ci sei tu in quel paesaggio e non pubblicare solo foto di selfie, ma anche foto normali. Immagina di entrare in un profilo di una ragazza e di vedere solo selfie. Ti sembra una ragazza mentalmente normale o che ha una punta di Down? Il secondo consiglio è quello di contattare le ragazze giuste. Cosa significa le ragazze giuste? Ora non è che voglio dirti quale ragazze devi contattare. È normale che ognuno deve contattare le ragazze in base ai propri gusti personali. Però bisogna tenere conto di un fattore molto importante e fondamentale, il numero dei follower. È normale che se contatti una ragazza con
100.000 follower, sicuramente sarà bombardata da centinaia di messaggi di uomini super arrapati. Quindi, se riceve tanti messaggi, è difficile che poi veda il tuo. Però bisogna tenere presente che a volte i follower non sono reali e te ne puoi rendere conto dai like che vedi nelle foto. Se una ragazza ha 10.000 follower e ad ogni foto ha 50 like, sicuramente quei follower non sono reali. Allora lì puoi fare qualche tentativo. Ma le ragazze più abbordabili, quelle in cui hai maggiore possibilità di ricevere una risposta, sono quelle ragazze che hanno dai 3.000-4.000 follower in giù. Oltre ai follower, devi tener conto anche dello stato sentimentale della ragazza. Quindi, sicuramente, per ovvie ragioni, se una ragazza è già impegnata e fidanzata, è meglio provarci con una single. E per scoprire la situazione sentimentale, basta visualizzare le foto, le storie, per capire se c'è il merlo, il ragazzo. C'è da dire che molte ragazze non mettono foto del proprio ragazzo sul proprio feed Instagram. Allora a quel punto puoi fare un controllo incrociato, magari su Facebook, per controllare se hai il ragazzo. Terzo consiglio, fai delle storie Instagram. Le storie Instagram servono per capire le ragazze che visualizzano le tue storie e quindi le ragazze che visualizzano le tue storie sono ragazze potenzialmente interessate. È come quando sei in giro, vedi una ragazza, se una ragazza ti guarda, sicuramente è un segnale positivo e quindi hai più possibilità di riuscire a conquistare una ragazza che ti ha dato un segnale positivo rispetto a una che non ti guarda proprio. La stessa cosa avviene nelle storie. Se una ragazza non ti guarda nemmeno una storia, allora è più difficile che questa ragazza risponda al tuo messaggio. Se invece una ragazza visualizza tutte le tue storie, allora è molto più facile che questa ragazza ti risponda se le provi a scrivere un messaggio. Anche nelle storie non bisogna pubblicare solo foto o scritte, bisogna pubblicare dei video, il proprio dietro le quinte della propria vita, quindi magari esprimere un pensiero, parlare anche nelle storie. Cioè, se io vedo la storia di una ragazza è perché voglio capire di più la vita di quella ragazza, quindi vorrei sapere che cosa fa, che cosa dice, che cosa pensa. La stessa cosa devi fare tu, perché una ragazza che arriva, che atterra sul tuo profilo e vede le tue storie, vuole sapere di più sul tuo conto. E quindi devi sfruttare questo strumento a tuo favore per trasmettere la tua personalità. Parla di qualcosa, far vedere cosa fai, fai vedere il tuo hobby, fai vedere mentre sei al lavoro, fai vedere mentre studi, fai vedere mentre sei a una festa, fai vedere mentre sei in vacanza, esprimi i tuoi pensieri, i tuoi concetti, fai una battuta, renditi simpatico, insomma, di qualcosa, fai qualcosa, non pubblicare solo storie di foto e scritte. Quarto consiglio, rompi il ghiaccio commentando una storia. Le ragazze su Instagram rispondono più facilmente ai messaggi che ricevono nelle storie rispetto ai tradizionali messaggi diretti. Inoltre c'è da dire che è più facile farsi venire un'idea per una storia rispetto ad un messaggio diretto dove devi partire dal nulla. Le ragazze pubblicano storie in continuazione, quindi è molto facile fare magari una battuta, un commento provocatorio su un qualcosa inerente, quindi in target con la storia. Molte volte mi capita di guardare delle foto di alcune ragazze e di vedere centinaia di commenti di ragazzi: sei bellissima, sei stupenda, mamma mia che culo, che cosa ti farei, che tette! Ragazzi, questi messaggi sono da sfigati. Cioè, le ragazze magari mettono il like perché fa piacere ricevere un complimento, ma non usciranno mai con un ragazzo che le dice sei bellissima, che bel culo che hai. Cioè, sia ben chiaro, bisogna agire sempre in maniera privata, quindi assolutamente da evitare i messaggi e i commenti, che non servono a niente, sono totalmente inutili. Il consiglio quindi è quello di visualizzare le storie di una ragazza, non commentare la prima storia che vedi. Guardane un po' per capire pure lo stile di vita, che cosa pubblica, che non pubblica. E poi, quando ti viene l'ispirazione giusta, fare un commento divertente, una battuta. Il primo messaggio non deve essere troppo lungo, va bene? Quindi una battuta corta, una battuta breve, un commento corto. E in modo tale che è fatto in maniera disinteressata, giusto per rompere il ghiaccio. Se al contrario scrivi un messaggio molto lungo, appari come una persona bisognosa e questo non va bene. Non devi dare subito l'impressione di quello che sta lì per provarci come fanno tutti. Devi differenziarti dalla massa, quindi va bene la battuta divertente, va bene un commento provocatorio, purché il commento o la battuta siano brevi. Ricordati questo, breve, breve ma incisivo. Il quinto ed ultimo consiglio di questo video è quello di non chiedere subito di uscire ad una ragazza dopo pochi scambi di messaggi.
Molti ragazzi, infatti, appena una ragazza risponde ai primi messaggi, dicono: ok, è fatta, adesso si scopa! Non funziona così. Bisogna fare le cose in maniera graduale. Se una ragazza risponde, bisogna acquistare confidenza. Quindi è un segnale positivo il fatto che ti risponda al tuo messaggio, però bisogna costruire il feeling, bisogna costruire la confidenza. Se dopo pochi messaggi chiedi subito di uscire una ragazza, questa probabilmente ti dirà di no. È come se tu sei in giro per strada, incontri uno sconosciuto e questo ti chiede: mi dai 100 euro? Se una persona che non conosci ti chiede un qualcosa troppo in fretta, non ti mette a tuo agio. Se per esempio incontri un tuo amico che conosci da tanto tempo e con cui hai un rapporto nel tempo, hai costruito un rapporto nel tempo e questo amico ti chiede un prestito, sempre se si tratta di una cifra ragionevole, molto probabilmente gli presterai quei 100 euro. La stessa cosa avviene per le ragazze sconosciute. Se conosci una ragazza e ti scambi pochi messaggi e dopo pochi messaggi le chiedi subito di uscire, come ho detto prima, ti dirà di no. Se al contrario invece chatti con una ragazza per diversi giorni e vedi che lei è responsiva e si interessa anche lei a te, ti fa delle domande personali sul tuo conto, ti cerca anche lei, allora magari dopo diversi giorni che state chattando, allora puoi farle la proposta di uscire, proprio perché si è mostrata interessata. Spero che questi consigli ti siano di aiuto per conquistare ragazze con Instagram. Se vuoi ricevere altre informazioni su come conquistare ragazze con Instagram, ho creato un report totalmente gratuito che puoi scaricare dal link che vedi in descrizione. E insieme al report potrai scoprire il corso che ho creato per conquistare ragazze con Instagram, che si chiama Conquistagram, dove svelo altre strategie utili per avere successo online.